qui con un grande personaggio del Cilento, Simona, la creatrice della Via Silente. Simona, che cos'è questa Via Silente? Allora, la Via Silente è un'idea che nel giro di 2 anni è diventata un progetto che sta appassionando tantissime persone, innanzitutto i cilentani, e questa è la cosa più importante. E poi tante persone come voi che sono venute qui a conoscere questa terra finora conosciuta soltanto per il mare, quando invece c'è un entroterra stupendo che va, secondo me, scoperto. La Via Silente attraversa per 600 km questa entroterra. E perché il nome Via Silente? Che ce lo chiediamo sempre tutti. Perché silenziosa, innanzitutto, perché in questi paesi dove ormai abitano pochissime persone, per lo più anziane, si vive questo silenzio per certi aspetti come una sofferenza, perché si vorrebbe tornare a sentire magari il vocio dei bambini, per altri versi come un senso di pace. Quindi abbiamo voluto proprio sottolineare con questo nome la caratteristica principale di questo territorio, il silenzio, che poi è armonia di suoni della natura. Che bello, veramente. E tu hai percorso questo itinerario, ovviamente, e quando l'hai percorso per la prima volta c'è stato un posto che magari conoscevi poco e che te lo ricordavi diverso e quindi non so, ti ha sorpreso? Guarda, posso dirti che a me ha sorpreso tutto il viaggio. Io conoscevo il Cilento perché sono naturalista e quindi ovviamente mi sono spostata sul mio territorio un po' con quest'animo da naturalista. Però mi ha sorpreso essermi appassionata ad un viaggio nella mia terra. E questa cosa mi ha spinto a realizzare questo progetto, perché ho detto: se riesco io ad appassionarmi, se per me questo viaggio è bello, immaginiamo che cosa può essere per chi questa terra non la conosce bene.